Ancora. Buffo. Sono per la bambina. L'autogrill facevano l'offerta. E questo cos'è? Il libro della risposta. Un oggetto inutile. Tu fai una domanda, poi apri il libro a caso e lui ti dice cosa dovresti fare. Condividi un ricordo. Ma la domanda qual era? No, quella non si dice. Almeno dici il ricordo. Il ricordo solo se non è troppo romantico, che non lo reggo. E amati. Tanto che teniamo da fare. Quando ero piccola, finita la scuola, passavo sempre l'estate a Monopoli, perché mia mamma è di quelle parti, anche se la nostra casa era un po' fuori dal paese. E quindi io facevo tutti i giorni chilometri e chilometri in bicicletta per raggiungere Frida e gli altri amici. Per tornare, per fare prima, prendevo sempre una scorciatoia buia. E una sera ho incontrato in mezzo alla strada, lì fermo, Vincenzo, con un barattolo di vetro con dentro delle lucciole. E io sono diventata tutta rossa perché in realtà lo conoscevo, ma non mi aveva mai parlato. E lui, senza dire una parola, prende questo barattolo, lo lega al manubrio della bicicletta e dice: con tutto sto buio è pericoloso, almeno se te perdo ti ritrovo. E dai, fallo pure tu. Ma fallo pure tu, dai. Abbandono il lieto fine. Ma perché mi dà sempre la stessa risposta? Ma chi ti ha chiesto niente? Il lieto fine da mo' che l'ho abbandonato. Abbandonato. Non l'ho mai avuto. Ma poi che è sto lieto fine? Che è? Lieto fine. La prima volta ancora ci credi. Al secondo che se n'è andato, lasciandomi tutti i conti da pagare, ho capito che non c'è da fidarsi. Comunque mo' a me non mi frega più nessuno, io sto tanto bene da sola. Che me ne importa a me. Anche da vecchia. Anche quando sarò grande, io me ne starò benissimo da sola. Io Jean-Pierre. Che ce ne importa a noi, Jean-Pierre?